console d'Italia, dottor Azzarello, consultore dall'Australia alla consulta per l'immigrazione della regione Emilia-Romagna, signor Zenodardi, sindaco di Kensington Nuovo, Vincenzina Ciccarello, onorevole Julian Stefani, illustri ospiti, signori e signori. Quale presidente della Società Storica Italiana del Sud Australia, mi sento onorato di essere qui presente con voi a celebrare la restaurazione della tomba del primo italiano giunto in questo stato, Antonio Giannoni da Rimini. In questo cimitero, il primo della città, dichiarato monumento nazionale, giacciono le spoglie mortali del primo figlio d'Italia che abbia stabilito residenza permanente nell'Australia meridionale. Quando lo Stato sovrano del Sud Australia venne formato nel 1836, dopo che il colonnello inglese William Light aveva scelto le rive del Torrens per la città capitale Adelaide, nome della consorte di Guglielmo IV del trono britannico, lungi era il pensiero dei fondatori che appena 3 anni dopo un emigrato da quella terra prodiga di santi, navigatori, poeti, scienziati avrebbe iniziato quel flusso da portarci al primo posto tra gli emigrati non di lingua inglese. Non possiamo esimerci dal ringraziare le autorità locali per averci permesso di restaurare una tomba antica, segno dell'armonia tra le varie etnie di un'Australia multiculturale. Siamo grati al professor Des O'Connor, membro della Società Storica, che ha dato l'avvio con la ricerca su Giannoni. Continueremo su detto esempio. Miriamo alla preservazione per i posteri della storia del contributo italiano allo sviluppo di questa giovane nazione. E adesso chiedo al dottor Azzarello, console d'Italia, di dire due parole. Mr. Marco Danieli, President of the Italian Historical Society of South Australia, the Honorable Julian Stefani, MLC, Mr. Paolo Nocella, Chairman of the South Australian Multicultural and Ethnic Affairs Commission, Your Worship, the Mayor of Kensington Norwood, Mrs. Vincenzina Ciccarello, Dr. Carmine De Pasquale, Vice President of Comites, the Committee for Italians Abroad, on behalf of Mr. Paolo Romataris, President of the Comites, Cavaliere Sante Spinelli, Vice President of the Emilia-Romagna Association of South Australia, Mr. Zeno Dardi, representing in Australia the Emilia-Romagna region, members of comites, distinguished guests, ladies and gentlemen. This morning's celebration of the restoration of Antonio Giannoni's tomb has, I sincerely think, a very touching religious character. The Rimini's maggot was not a man, he was the man that first of all historically and ideally united Italy to South Australia, the first member of a community that 154 years later can only be proud of its history and its achievements. This beautiful restoration must pay a tribute to the Casini family that so generously has given Antonio Giannoni's grave a renewed look that, I am sure, will last at least another 154 years. A special mention and many thanks to the architects of the Department of Housing and Construction and to the superintendent of the West Terrace Cemetery. La città di Rimini ha in un suo figlio il primo lembo di storia italiana nello Stato libero del Sud Australia. E a nome dell'ambasciatore d'Italia in Australia, Sua Eccellenza Marcello Spatafora, a nome della comunità italiana del Sud Australia nella mia qualità di console ed a nome del sindaco di Rimini, ho l'onore di celebrare ufficialmente oggi lo splendido restauro della tomba di Antonio Giannoni. But let me please end my words also paying a tribute to Dr. Des O'Connor of the School of Humanities, Italian Discipline of the Flinders University of South Australia, who has given Antonio Giannoni to history, and to Mr. Marco Danieli, whose endless love for the Italo-South Australian community
has made this morning's ceremony the success his patience and optimism only deserved. Thank you to all of you, and thank you, Antonio. Consultore della regione, vi dirà alcune parole. Facciamo una foto tutti quanti assieme. Tutti insieme. Venite tutti qua. Tutti.